Ciao ragazze, alla fine ho deciso quest'anno non mettere delle palle né di vetro, niente, quasi niente di compro, ecco. L'unica cosa che ho comprato sono queste bamboline qua che ho comprato l'anno scorso, ce ne saranno 4 o 5, non mi ricordo. Queste qua che avevo comprato qualche anno fa, anche queste, e queste cosine qua. Tutto il resto, i cuoricini così l'avevo io fatto, non mi ricordo, qualche anno fa, anche questo. Perché un anno avevo fatto tutti i cuoricini così beige, un altro anno avevo fatto i cuoricini rosso, rossi così. Quest'anno, poi dopo ho tanti addobbi natalizi anche in vetro, però quest'anno ho deciso di fare così. Ah, anche il fiore, quello lì sopra l'ho comprato. Il resto praticamente sono tutto fai da te. E alla fine l'albero l'ho messo qua all'ingresso, perché lì dove tenevo di solito tutti gli anni non ci sta praticamente. E secondo me non sta male. Allora ragazza, io ho questi fiori qua che mi sono stati regalati anno fa, qualche anno fa, ecco, non mi ricordo anche di preciso quando è. Io non sono tanto amante, non di fiori finti, ecco. Mi piacciono piuttosto, preferisco avere una pianta vera. Di abbellire un po' questa piantina qua, mettere qualcosa di un po' più natalizio qui sopra e così lo lascio lì così, senza forse anche spendere niente. Io ho questi fiorellini qua, che sono un po' più natalizi. E così da una semplice piantina abbiamo trasformato in una cosa un po' più natalizia, ecco, con poco. Era una piantina semplice, invece adesso è diventata natalizia. Secondo me non è male come idea, cosa dite? Ragazzi, ci avevo tutti i stracci, questi qua, tutti sporchi. Tutti. Uno più sporco di quell'altro. Ho lavato con il detersivo, scusate la mia acconciatura, allora ho lavato con questo detersivo qua, poi ci ho messo anche un cucchiaio di percarbonato, è venuto pulitissimo, gli stracci sono venuti puliti puliti come non mai. Tutti i stracci che ho pulito anche le tapparelle perché le tengo tutti perché dopo faccio una lavatrice l'unica, le faccio asciugare, dopo faccio la lavatrice, comunque è andato via tutto. Ragazzi, anche qua dentro la bacinella ci ho messo l'acqua e un po' di detersivo, quello per la lavatrice, un goccino proprio. E pulisco i divani.
Come vedete, tutte le mie decorazioni natalizie sono fatte a mano, se no sono molto, non sono tanto natalizie qua, diciamo così, perché anche i cuscini non mi vanno. Allora, vi faccio vedere questi qua. Io questi qua sono proprio natalizi da mettere in cucina. E li ho comprati qualche anno fa, li usiamo un mese all'anno. E mi sono accorta che non ne vale la pena comprare delle cose che usiamo una volta l'anno, ecco, per un mese, tra l'altro. Allora preferisco comprare questi, giustamente li uso perché ce l'ho già, allora li uso. Però non compro più le cose proprio natalizie per usare solo per un mese di Natale, ecco. Secondo me basta avere una tovaglia in casa natalizia e basta tutto lì. Se vengono ospiti, giusto per avere una cosa un po' più natalizia. Niente, ragazzi, anche quello lì che ho appeso sulla porta, anche quello l'ho fatto io, che avevo comprato un cuoricino dei cinesi, quelli in poliesterolo praticamente. Poi l'ho rivestito con un uncinetto, tutto lì. E niente. Ah, mi vedete con la sciarpa perché sono andata a prendere anche le luci sul balcone. C'è freschino, ecco. E allora sono rimasta ancora con la sciarpa. E niente, ragazze. Adesso vi faccio vedere anche le luci sul balcone quando sarà un po' più buio, quando viene un po' più buio, così vedete come ho preso anche le luci. Basta, le mie decorazioni sono tutte queste. Ah, no, ve l'ho fatto vedere anche qua, scusatemi, che ogni tanto mi perdo. E anche qua vedete ci ho messo due o tre cosine giusto per avere qualcosa, ecco. Sul tavolo ho lasciato questa decorazione qua e poi anche lì ci ho messo due angioletti che sono quelli natalizi. Tutto il resto, ragazze, non è proprio natalizio, ecco, perché vedete anche voi i cuscini sono normalissimi. Adesso quelli li mettiamo in cucina. E l'albero. Spero che il video vi sia piaciuto e noi ci vediamo la prossima volta. Ciao ciao a tutti! Mangia! Tu mangia! Hai sonno? Adesso vai a letto, dai!